Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Torno oggi con un video tanto atteso da tutti voi nei commenti, che è l'allenamento da fare a casa senza pesi, quindi a corpo libero. Avevo già fatto un video un po' di tempo fa che è andato molto bene, lo linko in questo momento, e quel video è se avete dei manubri, è un allenamento full body da fare a casa. Oggi invece senza pesi, solamente con un polso, vi aiuteremo a fare degli esercizi e l'ho riempito con qualche bottiglia di plastica così. Quindi questo lo potete trovare tutti, non avete più scuse. L'allenamento di oggi, la cosa fondamentale, è che vi farò vedere diversi esercizi. Poi voi dovete creare sul vostro programma in base a quante volte vi allenate in una settimana. Se vi allenate 2-3 volte a settimana, vi consiglio di fare un full body, un allenamento in cui allenate tutto il corpo ad ogni sessione, perché in questo modo colpite con multifrequenza ogni singolo gruppo muscolare, che è, secondo la scienza, ciò che ci fa crescere maggiormente. Anche io ho visto con esperienze che con la multifrequenza cresci di più. Quindi se vi allenate 2-3 volte, scegliete un full body. Se vi allenate 4 volte, allora potete scegliere magari un upper lower, in cui fate una sessione per la parte superiore e una sessione per la parte inferiore. Se andate più spesso, 5-6 volte, potete fare un push pull legs repeat, quindi fate movimenti di spinta, movimenti di tirata, poi gambe la sessione dopo e ripetete così. Per quale motivo? Perché la cosa fondamentale sono queste tre cose. Uno, la multifrequenza. Volete colpire un gruppo muscolare più volte a settimana, di solito dalle 2-3 volte. Numero 2, volete applicare il sovraccarico progressivo? Io vi farò vedere degli esercizi e vi farò vedere le progressioni anche a corpo libero, e voi dovete col passare del tempo o aggiungere una ripetizione o aggiungere il carico. Cosa vuol dire? Se io vado a fare delle flessioni e faccio 10 flessioni, la volta dopo voglio provare a fare 11 sessioni, oppure voglio provare a fare 10 sessioni aumentando il carico, quindi magari mi metto lo zaino, c'è un po' di peso dentro e riprovo a fare 10 sessioni, e così col passare del tempo. Terza cosa, per ogni gruppo muscolare volete colpire dai 10 ai 20 set a settimana. Che cosa vuol dire? Quindi io vi faccio vedere gli esercizi oggi, voi poi scegliete da questa base di esercizi e create il vostro programma seguendo queste tre regole. Multifrequenza, ogni gruppo muscolare 2-3 volte a settimana, applicate il sovraccarico progressivo e fate dai 10 ai 20 set per gruppo muscolare a settimana. Ovviamente una progressione in tutto ciò è ciò che vi apporterà la crescita di massa muscolare. Un'ultima cosa, io non sono assolutamente un esperto in corpo libero e vi dico che se volete vedere veramente dei risultati importanti, allora la palestra è ciò che consiglio, perché potete svolgere più diversi esercizi, avete un'ampiezza di scelta maggiore, potete allenarvi, secondo me, meglio, anche progredire più facilmente. Mentre a corpo libero dovete veramente avere un sacco di autocontrollo, perché dovete sapervi spingere ogni singola sessione di più, che a volte alcuni di noi non ce la fanno. Quindi è comunque una cosa ottima. Meglio di non fare niente, quindi se non potete andare in palestra, allora fate corpo libero, va benissimo. Iniziamo subito con gli esercizi. Vai ragazzi, partiamo subito col primo esercizio. Purtroppo devo fare un voice over che c'era troppo vento. Il primo esercizio è il goblet squat, in cui prendete il vostro borsone, ve lo tenete o in mano o lo mettete dietro e fate semplicemente uno squat così come riuscite a vedere. Gambe, provate sempre a tenere le ginocchia che spingono verso il fuori, non volete andare dentro, quindi gambe che spingono verso il fuori, controllate il movimento in discesa e ripartite in alto velocemente. Ovviamente se non ce la fate col borsone potete fare bodyweight squat, quindi semplicemente usando il vostro peso corporeo. Ricordate, fate il movimento corretto con la schiena dritta, come vedrete adesso nella clip qua. Andate giù, volete quasi andare indietro con il sedere, ma è un movimento abbastanza naturale, non fate niente di chissà che cosa greve, basta che fate 8-10 ripetizioni per questo movimento, come per ogni singolo movimento, con 1-2 minuti di recupero. Passiamo poi al secondo esercizio per le gambe, questi sono i walking lunges, anche qua potete mettere il borsone o dietro oppure tenerlo in mano. Stessa cosa, se andate con un passo più lungo allenate di più i femorali, ovvero dietro della gamba, passo più corto invece state allenando mettendo più enfasi sui quadricipiti, quindi la parte davanti delle gambe. Terzo esercizio e ultimo esercizio per le gambe, questi sono i Bulgarian Split Squat. Anche qua potete o mettere il borsone dietro o tenerlo in mano, volete allungare il passo se volete colpire maggiormente femorali e glutei, oppure stringere il passo se volete colpire maggiormente i quadricipiti, ovvero la parte davanti della gamba. Fate anche qua 8-10 ripetizioni al lato, praticamente fate 8-10 ripetizioni per ogni singolo esercizio che vedrete, con 1-2 minuti di carico. E ricordate di progredire col passare del tempo. Passiamo quindi ai polpacci, perché tutti vogliono i polpacci. Questa era una delle variazioni che ho pensato che tutti noi potremmo fare da casa. Semplicemente sedetevi da qualche parte, se state
al parco, in giardino, se state a casa, non so, sedetevi o su una sedia o sul divano o su una panchina e mettete il peso sulle ginocchia. Da lì fate la contrazione dei polpacci, fate un'estensione completa, se riuscite a mettere i dischi sotto i piedi ancora meglio, così che potete estendere completamente in fondo e poi fate una contrazione, mantenete per un secondo la contrazione in sopra. Niente, un esercizio abbastanza facile e divertente. Passiamo quindi per la parte superiore del corpo. Sto facendo qua le flessioni. Potete farle sia con una mano ad ampiezza più larga delle spalle, e quello andrà specialmente a focalizzarsi sul petto, altrimenti fate quello che sto facendo io, che sono le diamond push-ups, e le sento perfettamente sia nel petto che nelle spalle che nei tricipiti. Questo è il primo movimento di push, sono ovviamente le flessioni normali, ma ovviamente cambiando la larghezza delle mani, come sto facendo vedere in questo momento, cambiate l'enfasi sui diversi distretti muscolari. Comunque, questo consigliato a tutti, mettete il borsone e per applicare il sovraccarico progressivo, basta che una volta che siete arrivati a 10 ripetizioni, aumentate il carico che mettete nel borsone. Se siete avanzati, allora poi potete mettere i piedi sopra di un ripiano, come vedete in questo momento. Mi raccomando, stringete gli addominali, non fate scendere troppo il sedere, mantenete una linea dritta, siate esplosivi e quelli è un ottimo movimento. Come detto, un altro movimento per allenare spalle, petto e tricipite, che sono questi dips. Quindi o usate due sedie a casa, attenti lì a non cadere come ho fatto io, oppure usate due alberi o due panchine, qualsiasi cosa avete a disposizione. Se vi inchinate più in avanti sentirete più focus sul petto, se state più indietro invece mettete più enfasi sul tricipite. Quindi vedete un po' voi, anche qua sempre 8-10 ripetizioni, e questi, se aumentate di carico, vi verranno veramente dei bei tricipiti. Come vedete, fate il full range of motion e mantenete per un secondo la contrazione lì in alto al movimento. Passo poi alle spalle, perché è difficile trovare un movimento spalle per il corpo libero, ma ho pensato, iniziate da quella posizione che avete visto. Se non ci riuscite, fate semplicemente con le ginocchia appoggiate a terra e fate questa specie di triangle push-up, altrimenti ginocchia fuori dalla terra e fate questa push-up qua. Se è troppo facile, allora andate sul muro e fate questi shoulder press in verticale, che sono veramente pazzeschi. Ci ho provato, se siete forti ce la fate. Col borsone possiamo poi passare all'esercizio di bicipiti per far crescere le nostre braccia. Basta che prendete il bicipite e fate un curl normale. Potete fare diversi tipi di curl, potete farli in piedi, potete farli da seduti, potete farli su una panca inclinata, potete farli preacher curl, ovvero che appoggiate proprio la mano e la lasciate che il dietro del braccio appoggi sulla sedia. Potete fare tutto quello. Passando poi per le spalle, invece, le spalle sono tre capi ovviamente che volete colpire: sono il deltoide anteriore, che potete fare questo overhead press per colpire la parte più grande della spalla. Poi però volete anche colpire il deltoide laterale ed il deltoide posteriore, come sto dicendo in questo momento. Basta che prendete il borsone e fate delle raise laterali, come vedete qua, per colpire il deltoide laterale. Mi raccomando, non usate il momentum, non andate troppo pesanti, dovete sentire veramente il peso sul target muscle, ovvero sul deltoide laterale. Quindi tutto il movimento deve iniziare dal deltoide con il gomito che viene sopra, non state semplicemente slanciando, dovete proprio controllare il movimento. E se lo fate bene, qua sentirete una contrazione pazzesca sul deltoide laterale. Un'altra cosa che stavo dicendo, col borsone che viene preso dalla forza di gravità, tutta la tensione va a porsi sul muscolo, quindi è veramente ottimo e un esercizio molto molto efficace per quel deltoide laterale. Se invece volete fare maggiormente deltoide posteriore, allora vi dovete chinare un pochino e fare queste alzate posteriori. Dovete immaginarvi che volete far scivolare il borsone a terra e quindi mantenerlo per terra per mantenere la tensione in quel deltoide posteriore. Ovviamente questo borsone è un pochetto lungo, non è il massimo, se avessi dei dischi sarebbe molto molto meglio, ma penso che riuscite a vedere lì la pallina dietro le spalle. Poi, ultimo movimento, questo è un movimento per i tricipiti. Ovviamente i dips, le push-ups, tutti questi movimenti più composti vanno a colpire i tricipiti, ma questo è un movimento, se volete, di isolamento per i tricipiti. Come vedete qua accanto avete un'estensione completa della parte o del capo lungo del tricipite, e questo è ottimo se volete avere delle belle braccia possenti. La cosa importante qua, 8-10 ripetizioni,
uno o due minuti di recupero tra ogni serie e progredire col passare del tempo. Come detto, dalle 10 alle 20 serie settimanali per gruppo muscolare. Poi, ultima cosa, ovviamente alle schiena, stavo raccontando che se non avete una trazione, una sbarra per trazioni, allora vi consiglio veramente di acquistarla, anche una di quelle che potete mettere in camera, che semplicemente appendete alla vostra porta. Io ce l'avevo quando avevo 10-11 anni e andava bene, diciamo, per iniziare. Altrimenti, se non riuscite a trovare una sbarra per trazioni, fate queste one arm row in cui tirate praticamente indietro con latissimus dorsi, ma volete tirare il gomito verso il bacino. Non mi piace tantissimo come stavo facendo qua, è un po' troppo spinto, ma è anche il borsone che ovviamente non ha un peso adeguato, comunque non è bilanciato, quindi era un po' così il movimento, ma quello è un ottimo movimento. Ultimo movimento di isolamento per la schiena sono questi lat pull over. Come vedete qua, se voi iniziate il movimento completamente stesi e estesi e lo finite sopra la testa, state attivando il latissimus dorsi e state allenando appunto la schiena. Se invece fate un range of motion più piccolo, in cui portate più in avanti il borsone, vi fermate sopra la testa, allora è lì che state allenando invece il petto maggiormente. Quindi così è per la schiena. Lat pullover, anche qua fate 8-10 ripetizioni e poi aumentate il carico. E ecco qui dunque, spero vi sia piaciuto questo video col borsone qua, perché anche se non avete i carichi, se riuscite a trovare una borsa con cui potete aumentare il carico col passare del tempo, vi assicurerà di star progredendo, di star applicando il sovraccarico progressivo. E ripeto, lo so che lo ripeto sempre, se siete natural, volete crescere, dovete veramente concentrarvi un sacco e focalizzarvi su di quello, diventare più forti col passare del tempo. Detto questo, vi ho fatto vedere un po' gli esercizi, non c'è un programma vero e proprio, ma come ho detto all'inizio, dovete un po' voi vedere quando è che potete allenarvi, quante volte a settimana. Basta che rispettate le variabili: colpire ogni gruppo muscolare 2-3 volte a settimana, fare dai 10 ai 20 set per gruppo muscolare a settimana. Quindi farete, ma che ne so, 2 o 3 esercizi che vi ho mostrato per gruppo muscolare ogni singola sessione. E poi dovete provare a mantenere tra le 8 e le 10 ripetizioni ogni singola serie di ogni singolo esercizio, con 1 o 2 minuti di recupero. State più o meno in quel range e progredire col passare del tempo. Se oggi avete fatto 10 push-ups, domani ne dovete fare 11, oppure dovete aumentare il carico che ci avete nel borsone. Detto questo, date spazio all'immaginazione, perché magari voi state al parco, avete degli attrezzi a disposizione, basta che sentite bene la contrazione nel vostro muscolo target muscle che state provando a lavorare. Detto questo, non vi ho fatto vedere gli addominali, ma se volete vedere un video così per gli addominali, lasciateci un bel like a questo video e fatemelo sapere nei commenti e sarò sicuro di portarlo. Detto questo, io vi voglio ringraziare tantissimo. Se avete altre idee di esercizi da eseguire a corpo libero, metteteli sotto nei commenti, così la gente magari li può leggere e possiamo prenderne spunto. Anche io, perché anch'io non sono esperto, come ho detto, in corpo libero, faccio principalmente sala pesi. Detto questo, io vi voglio ringraziare tantissimo per l'ascolto. Iscrivetevi al canale, lasciateci un like, ci vediamo domani. E se non avete tempo, non volete fare tutto quell'allenamento, semplicemente prendiate un po' di roba e fatevi un po' di scarpe.